uscire un po' meno forti alla fine, forse. Io sono Giovanni, scusate se oggi non ho molta voce, parlerò un pochino di boot di un computer tramite PC. Cercherò, non ho fatto slide, ho fatto una specie di promemoria che dopo vi farò vedere e soprattutto che metterò sul sito, metteremo sul sito di Linux Day alla fine stasera, perché come dire, l'approccio che mi piace per questo tipo di seminari è un approccio molto hands-on, cioè piuttosto che parlare teoricamente di un sacco di cose che poi se uno vuole e sono interessanti può approfondire personalmente, preferisco far vedere qualcosa, far vedere che una certa cosa funziona, come si fa, in maniera che ciascuno possa capire se in qualche modo sembra soddisfare i propri interessi oppure no, e poi se non gli piace se lo approfondisce, se no se lo dimentica. Quindi appunto io in questo momento ho questi due computer, questo è il mio computer normale, diciamo, che utilizzerò sia per far vedere il proiettore sia tramite VirtualBox per fare l'esempio, fare il computer che fa il boot via rete invece che da un proprio disco, da una propria memoria USB CD, mentre invece questo, che è un vecchio Acer che è stato di mia nonna e ora non lo uso più neanche lei, sulle specifiche leggo Intel Celeron M processor 380 1,6 GHz, quindi vari anni fa, che farà invece da server. Il computer, la macchina virtuale farà un boot via rete, che poi spiegherò un pochino meglio come funziona, e questo computer offrirà il materiale che serve per fare il boot. Appunto, tra qualche minuto entrerò più nei dettagli. I due computer sono collegati da questo cavo Ethernet e la macchina virtuale VirtualBox sarà collegata in pass through alla scheda Ethernet dell'Asus, e diciamo in questo modo tutta la baracca funzionerà, spero. Oggi funzionava, tranne un piccolo dettaglio che alla fine, quindi se c'è tempo vi farò vedere come non funziona, se no non ve lo farò vedere, e se riesco a risolvere in diretta vi farò vedere come si risolvono i problemi in diretta. Allora, guardate un istante che tiro fuori da tipo comunque che dicevo prima. Dicevo, appunto, questi sono un po' di appunti che sostanzialmente sono il promemoria delle varie istruzioni che ho dato io per creare questa configurazione, e che appunto, visto che tanto le devo fare, le ho anche messe per iscritto così possono essere utili a qualcun altro. Ci sono vari tutorial in rete, ma insomma magari questo a qualcuno potrebbe tornare più utile, non so perché voi. Chiaramente sono in forma di appunti, per cui sono le mie annotazioni personali, fate attenzione che facendo queste cose si possono combinare dei casini, cancellare hard disk, molto più che cancellare hard disk no, però anche cancellare hard disk è una cosa un po' drammatica intanto. Quindi, diciamo, cercate di sapere cosa fate nel momento in cui rieseguite questa cosa su vostro computer. Allora, la cosa che penso di presentare è appunto, non solo ecco, spiegare un pochino come funziona il boot con PX e fare appunto questo esempio, ma l'esempio è costruito in realtà su un bisogno specifico, su un'applicazione specifica che io ed altre persone abbiamo messo in piedi
in alcune aule computer, in particolare del, insomma, alcune aule computer gestite dagli studenti della scuola normale della quale sono allievo. In sostanza il problema è che appunto ci sono delle aule computer utilizzate dagli allievi per scopi didattici, e a volte non solo. Ci sono per esempio una decina di computer in una sala, un server che li gestisce e è responsabilità di alcuni amministratori fare in modo che questi computer funzionino, permettono agli utenti di fare un login, diano accesso a, a una home via rete, eccetera, eccetera. Allora, il problema del, insomma, del login centralizzato della home via rete non lo gestirò oggi. Oggi parlerò soltanto di come mettere un sistema operativo su questi computer. È chiaro che si potrebbero fare, si potrebbe mettere un sistema operativo sull'hard disk di ciascuno di questi computer, aggiornarli e insomma mantenerli come ciascuno un computer singolo, però questo richiede che ogni azione amministrativa deve essere fatta 10 volte, per esempio. Ci sono dei meccanismi per automatizzare questa cosa insomma, entro un certo livello sono anche piuttosto utili, ma comunque sia ogni computer deve anche solo appunto il problema di dirgli sincronizzati con questo, sincronizzati con le nuove, con i nuovi aggiornamenti che sono della configurazione che io voglio che siano installati, è una cosa che richiede un certo tempo e che ha dei possibili errori, problemi. Quindi se un computer si pianta a metà, individualmente, singolarmente per ogni computer devo andare lì e controllare cosa è successo. Invece la, il modello che in questo momento viene utilizzato in questi ambienti è il seguente: il computer non ha un sistema operativo sul proprio disco e se ce n'è uno è solo, diciamo, di emergenza, che non viene utilizzato normalmente, ma all'avvio fa appunto un boot con pixel. Come funziona questa cosa? Funziona che all'avvio, diciamo, sul computer, un computer deve chiaramente supportare questa cosa a livello di firmware, quindi di BIOS o di EFI. Un computer, tra le varie opzioni per l'avvio, la compierete, cosa vuol dire? Se quella opzione è scelta per fare il boot, la prima cosa che fa un computer subito dopo il power on self test è fare una richiesta di HCP e prendere un indirizzo tramite HCP. Il server di HCP mette nella sua risposta, che contiene indirizzo, maschera in sottorete, eccetera, eccetera, mette anche due campi in più, che normalmente non si utilizzano, che si chiamano next server e file name. Next server è un indirizzo IP a cui il computer si rivolgerà subito dopo aver ricevuto l'indirizzo di HCP e farà una richiesta e richiederà un file tramite un protocollo che si chiama TFTP, che sta per Trivial File Transfer Protocol, che è essenzialmente una versione ultra semplificata dell'FTP fatta in modo da poter essere facilmente implementata su schede di rete, essenzialmente nel firmware di una scheda di rete, e chiederà proprio il file che è stato passato con l'altra opzione della risposta di HCP. Quel file, se lo riesce a trovare, se non trova un errore di boot, se lo trova lo esegue, quindi si aspetta che sia un file eseguibile per la propria architettura, e d'ora in poi il problema di gestire il boot è demandato a quel file lì, quelle eseguibili. Quindi questo è come funziona Pixe in senso propriamente detto e ovviamente opportunamente sintetizzato. Chiaramente a quel punto uno si pone anche il problema di che file devo mettere, insomma, come devo continuare questo processo. Quindi questo file è l'equivalente di quello che in un boot tradizionale sarebbe il grub o il lilo per chi lo usa ancora, oppure un qualsiasi altro bootloader. Quindi una volta eseguito questo file in un qualche modo richiede una sua configurazione sempre via TFTP e mostra per esempio un menu di boot oppure o fa direttamente il boot se è configurato in questo modo. Dovrà richiedere a un certo punto per fare il boot i due file che servono normalmente per avviare un Linux, che sono il kernel, ossia Linux in senso propriamente detto, e il cosiddetto initRD, il file system di RAM di avvio. Di nuovo, una volta che li riceve, li carica in memoria, li esegue, come farebbe un normalissimo bootloader, come fa il group,
questo computer qua, io utilizzerò uno che si chiama PXE Linux, che a dispetto del nome non è che deve essere necessariamente usato con Linux. È diciamo il port per PXE, per l'interfaccia PXE di SysLinux, che è un bootloader che si utilizza spesso, che ha tante varianti a seconda dell'interfaccia dell'interfaccia firmware con cui viene utilizzato, cioè PXE Linux, SysLinux, si può installare su SystemFAT, si può installare su tante cose diverse. Quindi, ricapitolando, abbiamo il firmware del computer, il BIOS, per parlarci, per intenderci, che fa il caricamento di PXE. PXE Linux, che fa il lavoro del GRUB, e PXE Linux a sua volta avvia Linux. Questo Linux, a questo punto, l'unica cosa che ha in mano sono il kernel e l'initRD. Cosa deve fare? Deve ancora avere il file system di root, cioè il file system che viene montato su root, nel senso slash, e che contiene tutti i file necessari al funzionamento del computer. Allora, ormai un po' tutte le distribuzioni Linux, io in particolare farò prove con Debian, ma penso che si possa fare lo stesso con le altre, permettono il montaggio del file system di root invece che dal disco fisso, dalla rete, ossia tramite NFS, Network File System. Quindi questo completa un po' il quadro. Arrivati a Linux, Linux riceve su una command line che poi vedremo l'indicazione di qual è la risorsa NFS che contiene il file system root, lo monta e utilizza quello da quel punto in poi. E da questo punto in poi il caricamento del sistema operativo avviene in maniera perfettamente normale. Lo schema, diciamo, è tutto sommato abbastanza semplice, e anche la realizzazione non sarà poi così complicata, sarà solo questione, ecco, di rendersi conto di un paio di dettagli tecnici che è opportuno. Ma quindi vuol dire che i 10 computer di un'aula in questo caso condividono il file system di root? Esatto, sì. Questo potrebbe sembrare strano, infatti questo è uno dei dettagli tecnici di importanza maggiore di cui tenere conto. Ovviamente, qual è il vantaggio se uno ha 10 computer? Che il file system di root è uno solo e sta sul server. Se io voglio aggiornare dei pacchetti, cambiare delle configurazioni, cambio quello lì e tutti i computer dal prossimo riavvio, o a volte addirittura, diciamo, se come dire, il cambiamento è solo l'installazione di un pacchetto, per esempio, anche senza riavvio, vedono quelle modifiche. Chiaramente questo non può essere implementato così com'è, infatti questo, c'è un accorgimento molto importante di cui tenervi conto, che è il problema che nel momento in cui un sistema Linux funziona, sul suo file system ci legge ma ci scrive anche. E se 10 computer cercano di scrivere ognuno le sue cose sullo stesso file system, non vanno assolutamente d'accordo. Allora, la soluzione a questo è fare in modo che il file system di root sia in sola lettura. Questo risolve un problema e ne crea un altro. Crea il problema che un sistema Linux si aspetta di poter scrivere sul proprio file system di root. Si utilizza quindi un ultimo accorgimento tecnico, che appunto vi farò anche questo vedere un po' alla volta, che è forse l'aspetto meno banale di tutti, di tutte le modifiche che bisogna fare, che è montare il file system di root in sola lettura, montare anche un file system in RAM, quindi di tipo TMPFS, in lettura scrittura, e utilizzare un modulo del kernel che si chiama AUFS per sovrapporre questi due livelli. Quindi le letture vengono fatte dal file system in sola lettura, le scritture vengono fatte sul file system temporaneo, e naturalmente le letture di qualcosa che è stato modificato, ogni volta che viene fatta una lettura di un file, se quel file è nel file system temporaneo viene preso quello, e quindi con le modifiche che sono state fatte in RAM. Se invece quel file non esiste nel file system in lettura e scrittura, viene preso dal file system NFS in sola lettura sottostante. Quindi questo, diciamo, bisognerà, e sarà parte di quello che ora vi farò vedere, aggiungere al boot due script che si preoccupano di fare questa cosa.
Il vantaggio e il sottoprodotto, ma che in realtà è anche uno dei punti di forza, secondo me, di questo sistema, è che ogni volta che si riavvia il computer, il file system di root è perfettamente pulito. Cioè, i cambiamenti non rimangono, i cambiamenti, non so, i file temporanei, ai file di configurazione, non rimangono scritti sul file system. Ovviamente questo per alcuni aspetti è desiderabile, per alcuni aspetti è non desiderabile. È desiderabile perché appunto il file system rimane pulito. Diciamo, chiunque lavori con computer sa bene che con l'uso, per motivi che uno non sa mai quali sono, però esattamente come appunto per una casa o per un'automobile c'è bisogno di fare manutenzione anche ordinariamente, senza che ci siano eventi particolari, anche con un computer, appunto, a causa di aggiornamenti, cose che cambiano, periferiche che si comportano in modi strani, ogni tanto le configurazioni, i file, in qualche modo si corrompono, in una maniera che nessuno sa descrivere come, però che tutti sperimentano come estremamente reale. Ecco, questo permette di evitare questo problema, nel senso che il file system, dopo ogni riavvio, è sempre lo stesso. Il punto è che ogni tanto uno vuole in effetti aggiornare il computer, allora in quel punto si fa semplicemente il montaggio anche di NFS in lettura scrittura per il tempo strettamente necessario a installare pacchetti, aggiornare configurazioni, fare quello che si vuole, poi si riavvia il computer e lui ha aggiornato il file system e tutti gli altri computer vedono, magari potrebbero aver bisogno di un riavvio a seconda dei cambiamenti, ma insomma vedono le nuove modifiche e si risincronizzano automaticamente. Questo appunto è un meccanismo che funziona, che appunto viene, ovviamente oggi la presentazione sarà con un solo computer, con un solo client, però il meccanismo con molti client, diciamo, è appunto assolutamente sperimentato, almeno da noi, e dà molte soddisfazioni da questo punto di vista. Anche appunto, sì, soprattutto in termini di tempo che si risparmia facendo questo, perché si deve aggiornare un solo computer invece di 10. Scusa, il log WTMP li mandi ad un log server, no? Se uno vuole i log, sì, quelli li devi fare con un log server. Sì. E poi ora appunto io farò una panoramica molto insomma ad alta granularità. Poi è chiaro che se ci sono tutta una serie di aspetti a cui uno deve pensare, appunto un po' i log, un po' il fatto che comunque uno vuole avere la possibilità di utilizzare il disco fisso del computer o come appoggio di memoria più grande, perché comunque in un file system in RAM non può tenere tantissime cose, per cui ha bisogno ogni tanto di avere comunque uno storage locale, quindi allora può modificarlo in maniera che venga comunque montato un disco che magari contiene degli elementi importanti per il boot, perché a seconda del computer su cui lo fai andare ci sarebbe bisogno di impostazioni specifiche per quel computer. Allora puoi fare degli script che cercano se c'è un file system con delle istruzioni particolari ed eseguono quelle istruzioni, eccetera, eccetera. E poi chiaramente, questo ne parlerò, insomma è la cosa che in questo momento non riesco a far funzionare su questi due computer, non so come mai, ma per esempio le home degli utenti, uno in generale vorrà gli utenti configurati mediante, non so, le DAP o qualche authentication provider di qualche tipo. E inoltre vorrà anche delle home degli utenti e che le modifiche fatte sulle home siano permanenti, per cui ci sarà per esempio un altro mount NFS in lettura e scrittura per le home e cose del genere. Quindi, poi di cose che si possono costruire ce ne sono tante. C'è ovviamente anche un problema, se uno pensa di creare un sistema di questo tipo deve anche fare attenzione a questioni di scalabilità, perché comunque sia un computer che fa il boot da rete vuol dire che deve trasferire nell'arco di qualche decina di secondi una quantità di dati che saranno dell'ordine del gigabyte sulla rete. Sì, io dico per esperienza che se il boot viene fatto su un cavo Ethernet a 100 megabit per secondo si vede un po' di rallentamento, è fattibile, infatti quello che farò, però si vede un po' di rallentamento. Se d'altra parte se hai una rete, quindi diciamo è consigliabile utilizzare questa configurazione su reti da almeno 1 gigabit per secondo. Viceversa, a 1 gigabit per secondo la velocità è molto buona e uno ha anche il vantaggio che a quel punto se il server ha abbastanza RAM
tutto il file system, buona parte del file system di boot sta sulla RAM, e quindi in realtà il caricamento è anche abbastanza veloce se si fa un computer alla volta. Comunque, insomma, entriamo un pochino in qualcosa di più interessante. Allora, scusatemi un istante. Beh, innanzitutto vediamolo. Allora, questo è il VirtualBox, qui c'è il firmware che fa il caricamento, qui questo è il menu di PX Linux, che è tutto appunto configurato in maniera analoga a System Linux. Sta facendo il boot di una Debian Jessie. Vedete che qui non è velocissima, qui c'entra anche il fatto che ovviamente il computer che sta servendo tutto quanto è un computer di 10 anni fa, per cui diciamo, non si può permettere, non gli si può chiedere un disco veloce, diciamo, qui credo che sia essenzialmente CPU bound. Ora tenterà di avviare LightDM, questo ci metterà un pochino, perché appunto deve leggerlo su disco. Se non, io penso che sia non CPU bound, scusate, IO bound sul disco. Se fosse un disco buono, ma comunque 100 megabit per secondo, sarebbe comunque un po' più lento del normale, ma avrebbe già fatto. E in linea di principio, se ora, non mentre questo andava, se ovviamente gli stacco il cavo ora, questo sistema muore. Però se qualcuno avesse un computer, lo attaccasse qua e provasse a fare il boot via rete, vedrebbe succedere essenzialmente la stessa cosa, cioè avviare questo sistema. Okay, ora dovrebbe partire XFCE con una configurazione nuova, e come dicevo prima non per qualche motivo non mi fa il mount della home in NFS, non capisco perché, perché riesce a montare il file system di root ma non quello della home. E qui insomma ho un sistema XFCE un po' lento ma completamente funzionante. Quindi vediamo, ecco, a parte questo, vediamo un pochino di come è fatto tutto questo meccanismo. Allora, scorrerò un po' velocemente, ecco, questi sono i pacchetti che servono all'inizio. Tutte queste azioni sono pensate da essere eseguite sul server, il server che fornisce questa funzionalità. Bisogna installare un po' di pacchetti, ma ora qui andiamo un po' rapidi. Allora, la prima cosa da fare è utilizzare questo comando che è debootstrap, che serve per creare un file system di root, cioè un sistema Debian o Ubuntu se si vuole di base, e lo mette nella cartella di questo SRU Jessie, che sarà dove starà nel server dove sarà il file system del client. Poi bisogna configurare questo file dtc exports, che è quello che descrive il redirect che devi asportare tramite NFS. Forse devo ingrandire un po' le scritte. In maniera da esportare questo file system in ridolli verso la sottorete. In questo caso ho messo un asterisco, ma insomma in generale verso la sottorete dei computer che devono usarlo. Poi c'è ovviamente da fare la configurazione del DHCP. Ora è chiaro che questo è uno degli aspetti delicati, perché il server DHCP dipende dalle configurazioni della rete sulla quale si utilizza, non ci possono essere due server DHCP in genere su una rete. Quindi qui questa configurazione assume che questo sia il primo server DHCP che si mette su questa rete, se no uno deve vedere la configurazione di quello che già e regolarsi di conseguenza. Questa è una configurazione molto, molto semplice, molto di base, e vedete in particolare che vengono passati questi due parametri, che sono quelli che dicevo prima, next server, che poi punta allo stesso IP, ma in realtà potrebbe essere in principio un altro, e file name pxlinux.0, perché questo è il nome che si dà normalmente.
installa il sistema di base con The Bootstrap, quello, The Bootstrap non installa nessun kernel. Quindi c'è tutto il sistema Debian, ma non c'è un kernel, quindi non c'è Linux. Paradossalmente quello sembra un Linux, ma Linux è proprio la cosa che non c'è. Per cui bisogna installarcelo, perché in effetti serve. È perfettamente sensato tenere un sistema che uno potrebbe chiamare Linux, ma Linux non c'è senza Linux, perché uno, per esempio, può utilizzare in vari altri modi, per esempio tramite una chroot. Però in questo, a noi serve il kernel. Quindi il trucco per lavorare su questo file system finché non c'è un computer che lo utilizzi effettivamente è utilizzare questo comando qua, chroot. Chroot quello che fa è fa dei trucchi strani, ossia chiama alcune funzionalità di Linux e apre una nuova shell in cui la directory root slash è proprio quella che è stata indicata, per cui in questo caso srvjessie. Il punto è che appena prima di fare questo bisogna prima dare questi tre comandi, in genere bastano, anche se eventualmente potrebbe esserci bisogno di altri, che fanno in modo di montare i tre file system speciali, proc, dev e sys, nella chroot, perché poi alcuni comandi ne avranno bisogno. E quindi si usa questa opzione meno bind, che sostanzialmente replica il file system, per esempio in slash proc, lo replica in srvjessie proc, in maniera che quando faccio la chroot in srvjessie, in proc trovo proprio quello che ci si aspetta di trovarci. E la stessa cosa per gli altri due. Una volta che sono dentro posso fare gli update, posso installare anche pacchetti, posso fare qualsiasi cosa. Una delle cose che faccio è installare un kernel Linux. Occhio, la scelta dell'architettura, la scelta dell'architettura è in buona parte già stata fatta quando si è installata la Bootstrap. Chiaramente se uno vuole utilizzare un computer sia 32 che a 64 bit deve installare un sistema a 32 bit. Se uno sa che utilizzerà solo sistemi a 64 bit allora può fare un sistema a 64 bit. Stessa cosa per Linux, bisogna scegliere una sottoarchitettura compatibile con tutti i sistemi che si vorranno usare. Poi è un buon momento anche per impostare la password di root, perché di nuovo anche questa non viene impostata. Uno può anche impostare uno hostname, può fare tutte le personalizzazioni che ritiene utili. Altre in realtà saranno indicate sotto. E poi si fa l'unmount di questi file system speciali, se uno vuole. A questo punto il kernel c'è. Però il kernel in questo momento c'è, ma è nel posto sbagliato in qualche modo. Perché se vi ricordate tutta la storia che ho fatto, quando PX e Linux vuole avviare il sistema, lui deve avere a disposizione kernel e initRD. Quindi in questo momento kernel e initRD sono stati messi nella root di questo sistema guest, ma non sono ancora disponibili al server TFTP, che è quelli che deve servirli. Allora, la cosa, uno volendoli può copiare oppure può fare un link simbolico. A causa di un piccolo dettaglio che non ho mai capito come mai è stato fatto così, però mi sembra che ho anche segnalato un bug, ma non mi hanno replicato. C'è un link simbolico all'interno del sistema guest che va rifatto, in modo che sia relativo invece che assoluto. Chiaramente i link assoluti all'interno del file system guest non funzionano nel file system host, perché la root è un'altra. Comunque, al di là di questi, insomma, qui ci ho spiegato come risolvere la questione. Poi dobbiamo ancora installare PX e Linux. Allora, la directory srvtftp è la directory di default che viene servita dal daemone tftp, cioè quando il daemone tftp riceve una richiesta di un file va a cercare lì dentro. Quindi tutte le cose che devono essere disponibili, quindi PX e Linux, la sua configurazione kernel e initRD, devono essere messi dentro. Vabbè, ci si mettono, il file che serve è pxlinux.0, che sta nel pacchetto syslinux common fino all'attuale Debian stable, e da quel punto in poi sta nel pacchetto pxlinux, piccoli problemi tecnici, e va copiato in srvtftp, che è dove il file name, il campo file name che ho detto prima, indica di andarlo a cercare.
Poi la configurazione di default va messa in questo pixelinks.gfg/default ed è una configurazione del tutto analoga a, a quelle di syslinux o appunto, di quella famiglia di bootloader lì. In particolare qua c'è un'indicazione di qual è il file system di root da utilizzare nel formato IP due punti directory. E niente, poi appunto in SRVT FTP io creo una directory dentro la quale metto i link simbolici a, a kernel e iter ID che stanno nella, in SRVTS. E poi siamo quasi alla fine, c'è il black magic, la cosa di cui avevo discusso prima, no? Del fatto che bisogna utilizzare questo AUFS per mettere insieme il sistema di lettura e quello di scrittura. Sì, dunque, vabbè, prima di parlare dello Union FS, quando io usavo questo sistema, io avevo anche un sistema intermedio che probabilmente tu conosci, ma hai saltato perché allungava la trattazione, che mi permetteva di mandare una configurazione di Pixelinux diversa a seconda del MAC address della macchina che chiamava. In questo modo io avevo tanti interpreti diversi a seconda delle diverse configurazioni hardware. Certo. Diciamo, questo voi non lo fate in normale, suppongo. Ma in realtà sì, no, questo l'ho saltato soprattutto perché, anzi, vedevo ora che sto iniziando ad avvicinarmi alla fine del tempo. Scusa. Comunque, ora non mi ricordo se da qualche parte viene fatto. Comunque, in sostanza, ecco, quello che il punto è che immagino. Chiaramente, quando io faccio riferimento a questo default, questa è ovviamente una configurazione di default. Però Pixelinux fa una richiesta di tanti altri file che sono costruiti o sul Mac o, se non sbaglio, esatto, anche sull'IP, esatto, ricevuto dal DHCP. E quindi, se uno mette degli altre configurazioni in quel file lì, la macchina può partire anche con altre opzioni che appunto dipendono dalla macchina. Quello che facevo era fare dei link simbolici verso gli indirizzi, cioè avevo due o tre configurazioni diverse e tipo 100 macchine, 30, 30 e 30, certo, e quindi sui MAC address di questi 30 facevo 30 link simbolici verso la loro configurazione, sì, e così, certo, via. Poi appunto ci sono questi due script magici per mettere insieme a UFS, che io per la verità devo ammettere che ho sempre preso e copiato la scatola chiusa e mi sono stati tramandati da amministratori precedenti più saggi di me. Bisogna poi renderli eseguibili e fare entrare nel sistema, come ho detto prima, e fare un update in ITRAM FS per farli funzionare. E questo è sostanzialmente sufficiente per far partire il sistema con Pixel, come vi ho fatto vedere prima. Chiaramente poi ho raccolto altre cose che può essere sensato fare, tipo aggiungere un utente, un po' di pacchetti utili, configurare locals, time zones, eccetera, eccetera. Infine c'è anche, come dicevo prima, la possibilità di montare una home in lettura e scrittura, mettendola poi, va messa all'interno dell'ITC FSetup del sistema guest, però in questo momento non sta funzionando, non so come mai. Era l'errore che si vedeva nel boot a un certo punto. Io purtroppo ho già più o meno concluso il tempo, quindi lascio eventualmente un spazio per qualche domanda se ce n'è ancora, però purtroppo non posso farvi vedere molto di più di così. Però che funziona l'avete visto. Se a termine del download del sistema, no? Si dovessero fare operazioni gasto, tipo mutare il file system aggiuntivo, c'è un evento che si può utilizzare? Al termine del download via rete, il sistema non viene mai completamente scaricato via rete, cioè il file system di root viene montato via rete con NFS. Ma non è che viene fatta una copia completa sul computer in RAM, sì. I file vengono richiesti man mano che servono, quindi in realtà non esiste un tale momento a conclusione,
Quello che uno può fare, come può fare diciamo in ogni altro sistema, è modificare i file tipo etc, rc.local o gli altri file che poi dipendono anche dal sistema di ID. Il kernel finale viene scaricato oppure viene... Come? Il kernel. No, il kernel e l'intera ID vengono copiati completamente in RAM. Completamente. Sì. Però a quel punto, diciamo, del sistema non c'è ancora praticamente nulla. Quindi è difficile fare un evento particolare in quel momento lì. Non saprei proprio cosa... quello che vuole, se uno vuole personalizzare qualcosa del boot, la cosa migliore, e che ovviamente dipende anche dal sistema di init in utilizzo, e tra l'altro questo è un periodo di guerra religiosa abbastanza intensa in merito, come vedete io ho messo la mia il mio appoggio implicito per systemd, ma uno può utilizzare ovviamente qualsiasi sistema che sia supportato dalla propria distribuzione di utilizzo, e a seconda di quel sistema lì uno può fare, cioè può personalizzare il boot in tutti i modi che questo permette. Tipicamente il modo più facile è scrivere qualcosa, uno script in slash etc slash rc.local che viene eseguito alla fine di tutta la procedura di boot. E poi nel rc local ci puoi mettere se mi trovo su una macchina con questo MAC address, sì, allora fai questo, sì, se sì, mi... sì. Però diciamo il file system è unico, giusto? Solo che sul file system riesci con degli if, comportamenti diversi. Per esempio, un'altra cosa che uno può fare, e che prima accennavo, è montare un file system, cioè scrivere alcune cose in un file system locale, quindi su un disco del computer, montare quello riconoscendolo con l'UID o meglio ancora con la label, e lì per esempio chiamare degli script, insomma uno si fa come... se c'è un file lo eseguo, se non c'è un file non lo eseguo. Oppure un'altra cosa che da alcune parti viene fatta da noi è mettere del materiale crittografico che si può far dipendere solo dal computer su quella. Chiaramente non è un sistema sicuro, perché se a quel computer uno ci può accedere può anche recuperare il materiale crittografico, però entro certi limiti dà una maggiore sicurezza. Per esempio, se uno cripta le comunicazioni di rete tra il server e il computer con IPsec, deve mettere una chiave sul computer ovviamente, quella può essere per esempio messa su un file system locale e montata ad avvio, eccetera eccetera. Anche i log, per esempio, una cosa che non so se viene ancora fatta, Enrico, sì, possono essere messi sui file system locali invece che essere persi. Uno come può organizzarsi come vuole. Altre domande? Sì, una domanda. In caso di una rete già esistente, dove c'è presente per esempio un'altra distribuzione firewall open source tipo pfSense o pcop, quindi già con un DHCP esistente, come si relaziona la macchina server che deve distribuire il file system magari ad un laboratorio, se stai ipotizzando? Dunque, uno può fare la macchina server con TFTP e NFS. L'unica cosa che deve fare è utilizzare il server DHCP già in uso e configurare quello in maniera da indicare next server e file name. Da quel punto in, una volta che lui ha dato quello, quella macchina è completamente fuori gioco e si decide di usare nuova. Sì? Poi però devo chiudere, scusate. Ovviamente se avessimo macchina 364 bit anche DHCP potrebbe fornire due nomi diversi. Sì, uno può fare il boot, uno può fare c'era un menu di boot. Uno lì può mettere il sistema 32 e il sistema 64. Con il file name che passa di HTTP, potrebbe riconoscere. Ma quello conviene mettere lo stesso, perché il Dix e Linux tanto è lo stesso. Secondo me conviene fare a livello di Dix, a livello di configurazione di Dix e Linux, la distinzione, insomma dare diverse opportunità, oppure se uno è in grado, perché ha una tabella dei Mac, dal Mac sapere subito qual è il kernel giusto, fare delle configurazioni appropriate, come dicevamo prima. Va bene, direi che lascio la parola al prossimo seminario. Ah no, quello è via. Una macchina non l'ho mai provato onestamente, però basta, cioè il punto è non è qual è il tipo di firmware, ma se implementa Pix oppure no. Io penso di sì. Onestamente no. Non ho... c'è la partizione, magari bisogna di partire, prima di far partire il sistema bisogna di no, a questo livello affrontare questa partizione per dare
dargli input per far partire un sistema, non no, cioè questo a livello di configurazione del firmware, ma qual è la partizione che sta sul disco? In questo momento non conta niente, uno può anche fare un client displays in questo modo. Sì, però io sono andato all'autorizzazione per capire se devo tornare qualcosa di sicurezza. Ah, a livello di secure boot non ho mai provato, non so come. Non so, anche io non ho mai provato qualcosa. Per un casino, per un casino anche per il boot normale, onestamente non ho mai provato. Sì, è complicato, cioè, come dire, toccate. Concettualmente dovrebbe essere la stessa cosa, basta che l'immagine sia firmata e che la firma sia riconosciuta dal firmware. Come si fa a fare questa cosa è un'altra questione. Comunque scusate, io chiudo veramente perché sto sforando il tempo. Grazie mille.